oggi io costruirò una vera sala giochi segreta in casa nostra! Ormai sono bravissima a costruire. Ho già costruito un vero hotel gigantesco in casa nostra. Era bellissimo! Mi ha fatto anche guadagnare tanti soldi. E poi il trampoline park! Incredibile! Anche con quello ho guadagnato tanti soldi. Ma adesso so qual è la cosa più bella in assoluto da fare. Una sala giochi! Io adoro le sale giochi! E sarà un sogno averne una tutta mia in casa nostra! E mi farà guadagnare anche tanti soldi quando avrò dei clienti. Quindi, al lavoro! Sapete che cosa ho comprato con i soldi guadagnati? Una cosa fantastica! E dico sul serio, bellissima! Un vero cabinato da sala giochi! È gigantesco! Ed è di Super Mario! Funziona davvero, guardate, ha i tasti! Ed è proprio come quello che si trova nelle vere sale giochi! Ed è qui a casa mia! E sapete qual è la cosa più strana e assurda? È che Eric non sa niente! L'ho comprato di nascosto! So che a Eric questo qui piacerà tantissimo! Ma è proprio questo il punto! Non appena lo vedrà, si fermerà qui a giocare e non smetterà più! Non mi lascerà mai un attimo di tempo per usarlo anch'io! Non sapevo che cosa fare! Ed è per questo che ho avuto l'idea geniale della sala giochi! E allora, dopo questo, ho comprato anche... Sì, l'ho comprata senza peluche, è vuota in questo momento. Ma è tutta completamente personalizzata ben insieme! Guardate qui! Ci siamo tutti noi! Il dottor Gini, il dottor Timo di Sparky. Qui ci siamo noi! C'è scritto d'insieme! E dall'altra parte il dottor Gini e il dottor Timothy. Ho sempre sognato di avere una macchina del gancio tutta per me! Sono così belle e divertenti! Però per prendere i peluche servono un sacco di monetine. Quindi l'ho comprata! Certo, mi è costata. Ma ho risparmiato per tutto il resto della vita! Potrò usarla senza spendere monetine. Lo so, sono un genio. Questa sarà la stanza più bella mai vista. Ma queste due cose sono solo l'inizio. Per fare una vera sala giochi ci sarà ancora un bel po' di lavoro da fare. La macchina del gancio e il cabinato me li hanno appena consegnati mentre Eric era già fuori. Dobbiamo finire tutto prima che Eric torni a casa. Andiamo! Ordino subito altre cose che mi serviranno per la sala giochi. E altri giochi! Questo! Questo è perfetto! Spero arrivi subito. Ma un momento, ragazzi! Voi siete già tutti quanti iscritti al nostro canale? Giusto! Perché se c'è qualcuno di voi che ancora non è iscritto, deve subito iscriversi! Adesso! Iscriviti, ora! Fatto! Perché questa di oggi è solo una delle cose incredibili che farò e voi non potete assolutamente perderle. Ora sbrighiamoci. Prima cosa fondamentale, mettere i premi nella macchina del gancio con i premi. Ho portato un po' di peluche, mettiamole qui dentro. Oh no! Ho sbagliato. È finito nel buco del premio. Nessun problema, lo prendo da qua. Ho vinto! No, sto scherzando. Però è bello poter aprirla! Non avete sempre sognato anche voi di aprirla e prendere quello che volete? Altri in arrivo. Questo qua, questa qui. Adesso proviamo se funziona. Forse dovevo provare prima. Speriamo. Mettiamo la spina. Funziona! Si sono accese le luci! Io sono la proprietaria, quindi gioco gratis. Pronti? Via! Guardate, funziona davvero! Si muove! Allora, scegliamo un peluche. Cosa prendo? Prendiamo Elsa, sì. Vai, vai, vai! Sì, 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 sì! Cosa? Due? Anni di allenamento. Posso prendere il mio premio? Oh, non è bellissimo? Oh! Ok, è pesante. Ho avuto un'altra idea per un altro gioco. Mi serve una bacinella piena d'acqua. Che fatica. E mi servono delle paperelle come queste. Sotto le paperelle scrivo: hai vinto. Così. E nell'altra: hai perso. E adesso tutti a fare il bagno. Sono sicura che avete già visto questo gioco. Ci avete mai giocato? Dovete pescare la paperella giusta. Oltre ai giochi però, in una vera sala giochi servono anche dei premi. Ecco qua, mettiamo i premi dentro la vetrinetta. E qui, nel piano più alto, metterò il premio più ambito. E per questo ho una sorpresa per voi. È arrivato il nostro nuovo libro! Il viaggio nella galassia di Eric e Dominique! Non è bellissimo?
è il nostro nuovo romanzo illustrato. Una nuova incredibile avventura, ma questa volta nello spazio. E potete preordinarlo già adesso, da oggi, su Amazon. Vi lascio il link, così vi arriverà direttamente a casa vostra e presto sarà in tutte le librerie. Ma questa è la prima copia, l'unica al momento, e sarà il primo premio, il premio più ambito. Lo mettiamo qui. Non è bellissimo? Poi la prossima cosa che devo mettere in una sala giochi è... È arrivato! Ho ordinato un calcio balilla! Sono sicura che conoscete anche questo. E deve esserci in una sala giochi. Perfetto, qui ci sono le istruzioni. Sarà semplice, no? Sì. Più o meno. Al lavoro, sbrighiamoci prima che Eric arrivi. Adesso devo mettere questa sacoglio mini attaccandola al tavolo. Ok. Entra così, così. Oh, il telefono. Chi è che chiama? Oh no, Eric! Lo ignoro. No, è peggio, rispondo. Pronto? Ehi, ciao Dominique, ho finito! Sto tornando a casa. Già hai finito? No! Come no? No. Perché no? No, nel senso... No, non venire adesso a casa perché... Mi serve una cosa! Sì, ti prego, è urgente! Ok, va bene. Cosa devo fare? Prima di tornare a casa, potresti passare al supermercato a comprarmela? Sì, grazie! Che cosa? Che cosa? La crema? No, non una crema qualsiasi, lo sai. Ho la pelle delicata. Mi serve una crema alle noci di cocco e fiori, di mandorle. La trovo al supermercato? Grazie! Sì, la trovi al supermercato. Penso che perderò un po' di tempo allora. Tranquillo, fai con calma. Non c'è nessun problema. A dopo, ciao, grazie. Ok, Dominique, a dopo. Ok. Così lo terrò impegnato ancora per un po'. Io qui ho un po' di da fare. Dylan! Ho finito! È pronto! È stato difficile, ma ne valsa la pena! Adesso ho un campo di calcio in miniatura con tanto di giocatori dentro casa! Non è bellissimo? Basta mettere la pallina in campo e posso giocare quanto voglio! Per una bella sala giochi metto anche delle decorazioni. Delle bellissime luci LED super colorate! Questa! Qui uno sgabello servirà per giocare ai videogiochi, non è comodissimo giocare in piedi. È il momento di accendere il nostro cabinato. On? Eccolo, si accende! E anche questo è personalizzato, di insieme! Ed ecco qui tutta la schermata con i videogiochi. Qui dentro ci sono più di 10.000 videogiochi diversi! Guardate, c'è una lista lunghissima, questi qui sono tutti giochi! E per ogni gioco c'è l'anteprima, come ad esempio quelli di Super Mario, guardate! Scelgo questo! Play! Iniziamo! Voglio essere Mario! Voi avete mai giocato a questo tipo di videogiochi? Sono antichi, ma sono sempre bellissimi. Wow, guardate! E si gioca semplicemente usando questi tasti! Solo che normalmente nelle sale giochi, bisogna mettere le monetine per pagare. E ci vogliono un sacco di monetine se vuoi giocare tanto. Ma visto che io sono la proprietaria, posso giocare gratis! Quante volte voglio! Sì. Mi sono distratta. Non fa niente, posso ricominciare. Poi mi servirà anche un bancone. In ogni negozio c'è un bancone. Sarà la mia biglietteria. Ovviamente nella mia sala giochi, oltre a giocarci io, potrà venire chiunque, sarà aperta al pubblico. E i clienti potranno venire a giocare. Per giocare in una sala giochi ovviamente servono i gettoni. Guardate, sono proprio i veri gettoni delle sale giochi. E i gettoni si comprano con i soldi. E in tutte le sale giochi ci sono anche i ticket. Per giocare a tutti i giochi, i clienti dovranno inserire un gettone così. Guardate, ho pagato una partita. E ogni gioco che vinci ricevi un ticket. E con i ticket potrai avere i premi. Serviranno 3 ticket per i premi più piccoli, 6 ticket per i premi più grandi e 10 ticket per il premio speciale. Il nostro nuovo libro, Il viaggio nella galassia di Eric e Dominique. Ovviamente i premi vanno chiusi a chiave. E la mia sala giochi è pronta! Che me ne pare? Non è fantastica?
Qui dentro si potrà giocare tantissimo tempo senza mai annoiarsi con tantissime cose. Si potranno vincere bei premi e tutto dentro la mia casa. E posso ufficialmente aprire. Non resta che aspettare i primi clienti. Ovviamente il primo sarà Eric. È arrivato, ci ha messo di tempo. Cosa? Dottor Timothy? Sei tu? Ciao, Domenico. Quindi, hai aperto una sala giochi? Ah, l'hai saputo. Sì, è vero. Prego, entra. Ma che te lo dico a fare? Tanto è già entrato. Fa come se fosse a casa sua. Vediamo un po'. Carina questa. Piano, è nuova. Ci sono anche io. Sì, ci sei anche tu. E questo? Ti piace? Dai. Sì, ma fermati un attimo, un secondo. Perché? Io non vorrei disturbarti, però solitamente quando si entra in un posto non è che si fa così. Perché? Che vuoi dire? Cosa ho fatto? Niente, volevo soltanto dire che da quella parte c'è la biglietteria, prego! Seguimi da questa parte! Benvenuto nella sala giochi di Dominique, la più straordinaria e speciale sala giochi della città. Allora, vuoi giocare? Perfetto! Allora, per giocare ti servono i gettoni. Questo è il prezzo. Decidi un po' tu. Capisco. Ne prendo 15! Un attimo! Oh, fantastico! Hai letto 50 euro, giusto? Sì! Brigati! Oh, ok. Oh, un ottimo cliente, devo dire. Allora, ti registro, dottor Timothy. E adesso contiamo 1, 2, 3 e 15. Tutti tuoi, tieni. Buon divertimento, divertiti! Bene, proviamo questi giochi! E ti conviene che mi piacciono! Sì, ti piaceranno! Lo spero! Beh, in ogni caso non facciamo rimborsi! Sto scherzando! Comunque è bellissimo, ti piacerà! Non male! Ho un primo cliente, ve l'ho detto che funzionava! Inizio con questa! Lo so, anche a me piace tantissimo la macchina del gancio! Voglio Super Mario! Super Mario, sì, anche Super Mario è carino, l'ho scelto io. Ti piace? No, ma che fai? Ma non è lì Super Mario? Calma, ma cosa fai? La rompi! Fermo, calma! Il gettone! Ho sbagliato! Ma non è vero! È impossibile! Io a questo gioco sono bravissimo! Ok, il dottor Timothy non gioca con lo spirito giusto. Ma tranquillo! Magari non funziona bene perché è la prima volta. Riprova! Tanto hai tanti gettoni. Giusto! È colpa della macchinetta! Bravo, un altro giro, un altro gettone. Voglio Super Mario! Ho capito, però centralo, no? Se lo centri... Lo prendo! Oh, ok. Te lo prendo! Ok. Oh no, ma perché? Ok, se non ce la fa neanche questa volta, io forse scappo. Ma non è colpa mia se non è capace. Un po' più in fondo, si fa! Dai, Super Mario! Sì! Sì! È il naso! Io te l'avevo detto, Dominique, che sono bravissimo a questo gioco! Non è vero, io ce l'ho fatta al primo colpo. Ottimo! Sono contento che ti piaccia. E meno male ce l'ha fatta. Questo è mio! Finalmente! Hai vinto la tua prima partita, quindi ecco a te un ticket. Chi è il prezzo di bello in questa sala giochi? Prova i videogiochi. Wow! Bello questo! Però, per giocare, il gettone. Sì, non è un problema. E se vuoi c'è anche lo sgabello! No. Così, in piedi? Mi piace così! Scusa, ma perché parlo? Iniziamo! Questo! Che gioco è? Ah, è una sfida! Tu sei quello muscoloso? È un cattivo! Sì! Ho vinto! Sei meglio ai videogiochi? I cattivi vincono sempre! Cosa no? Vero, in realtà vinciamo molto più spesso noi contro di te. Cosa hai detto? Oh, niente, scherzavo, divertiti! Io sono lì alla cassa, gioca un po'. Ciao. Gli affari vanno alla grande. Lui per giocare lì spenderà un po' di monetine. Ma in tutto questo, Eric, dove è finito?
finito? Starà ancora cercando la mia crema? Forse dovrei dirgli qualcosa. Ehi, Eric! Non l'hai trovata? Non fa niente! Mi sono accorta che ne avevo ancora un po'! Sì, pensavo di averla finita, invece c'è! Sì, sì! Ok, torna presto! Evviva! Secondo cliente in arrivo! Non vedo l'ora di vedere la faccia che farà Eric quando vedrà tutto questo! Ticket e voglio altri gettoni. Allora, seconda iscrizione, quanti ne vuoi? 15. Ottimo, altri 50 euro, ed ecco qua i gettoni. Bene, cosa ti faccio con 4 ticket? Giusto, ovviamente vinci dei premi. Prego, da questa parte. Questa è la vetrina dei premi. Ma questo è il mio nuovo libro. Cosa? No, 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 aspetta un attimo, è il mio nuovo libro, mio e di Eric. No, anche mio, mio, ci sono io dentro. Sì, è vero, però insomma il libro lo scriviamo noi. È mio. Va bene, è anche tuo. Voglio quello, dammelo subito. Oh, volentieri, ma leggi, servono 10 ticket e tu quanti ne hai? 4. Esatto. Quindi ti servono altri 6 ticket. Va bene, allora voglio altri gettoni. Che bello, sono stata proprio brava. Finalmente. Ciao Eric, benvenuto. Ma cosa è successo qua dentro? Benvenuto nella sala giochi di Dominique. Che cosa? Sala giochi? Ma da dove saltano fuori tutti questi giochi? Questa cos'è? Una macchina del gancio! È una vera macchina del gancio? Sì, non la vedi? Oh! È quello! Oh no! Oh no! Ma questo qui è un cabinato da sala giochi! Sì! Oh no! È bellissimo! Ed è decorato con Super Mario! Oh no! Oh no! C'è anche Bowser! Lo so! Ti piace? Sì! Funziona? Ma Dominique, che ci fanno tutte queste belle cose qui? Beh, è chiaro, le ho comprate, no? Oh, il calcio palilla! No, ma è bellissimo! Ho sempre voluto averlo! Dove sono le palline? Sapevo che ti sarebbe piaciuto tutto! Non avevo dubbi. Wow, Dominique, hai comprato delle cose bellissime! Ma perché non me l'hai detto? Non mi dire, è una sorpresa per me! No, no, non te l'ho detto perché stavo costruendo una sala giochi segreta. Come segreta? Perché segreta? Perché l'ho fatta di nascosto. Ho fatto tutto io, quindi è tutta mia. E adesso, se vuoi iniziare a giocare, vuoi giocare? Sì, certo, con quello. E allora? Sì? Ti prego di seguirmi da questa parte al bancone. Biglietteria? Certo! Per entrare devi fare il biglietto. Ti registro, Eric. Ma di che stai parlando? Dominique, scusa. Si fa il biglietto dappertutto, no? Che cosa? Ma i gettoni. Ci sono... Ovviamente per giocare ti servono i gettoni. 5 euro un gettone, 20 euro 5, 50, 15. Sì, ma... quanti ne vuoi? Quanti gettoni? Aspetta, aspetta, aspetta. Io devo pagare per giocare con delle cose a casa mia. Sì, ma non è la tua sala giochi, è la mia sala giochi. Cosa? Ma non è giusto, Dominique, ma sei impazzita. Calma, non devi pagare mica solo tu, devono fare così tutti i clienti, è normale. Hai detto clienti? Certo, è aperta al pubblico, verranno dei clienti. Ma non fare così, se compri i gettoni, giocando, avrai dei ticket. Sì, oh che belli. E con i ticket avrai dei premi. Tipo? Questa è la bacheca dei premi. Oh, cosa? Ma quello è il nostro nuovo libro, è arrivato. Sì, vuoi vederlo? Certo. Ok, te lo mostro. Fai bene a chiuderlo a chiave. Eccolo qua. Non vedevo l'ora di averlo tra le mani. È bellissimo, Dominique. È proprio così.
come volevo. Ragazzi, questa qui è la nostra nuova avventura e per la prima volta saremo nello spazio ed è qualcosa di incredibile. Sono sicuro che vi piacerà tantissimo. Che ne pensate? Vi piace la copertina? Potete preordinarlo già adesso su Amazon e vi arriverà direttamente a casa vostra. Sì, 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 ma adesso ridammelo, ridammelo. Come hai visto, questo va messo nella vetrinetta. E come vedi, è il primo premio da tenere sotto chiave. Servono 10 ticket per avere questo. No, aspetta, devo giocare per avere il mio libro? Sì, l'hai detto anche tu che volevi giocare, no? Ti divertirai. Ma io devo averlo assolutamente. Quindi, va bene, dammi i gettoni e lo vincerò subito. Ehi, non guardarlo troppo, perché sarà mio! Cosa? Che ci fa lui qui? Sì, stavo giusto per dirtelo. Il dottor Timothy è arrivato mentre non c'eri. Lui ha visto la sala giochi prima di me? Sì, ho già giocato. Ho anche 4 ticket. Quindi il viaggio nella galassia sarà mio. E quindi ha giocato prima di me? Ma non è giusto. Scordatelo, dottor Timothy. Vincerò io il primo premio. Sappi che io sono bravissimo a giocare nelle sale giochi. Non è vero! Sono io il campione! Non è vero! Io sono più bravo! Impossibile! Sono io il campione! Più campione di tutti i campioni! Vuoi vedere che sono più bravo di te? Ok, ok, ragazzi, calma, non litigate! Potete giocare entrambi, Che vinca il migliore, il primo premio! E allora, Eric, quanti gettoni ti do? 5. Ok. Devo mettere qui i gettoni, giusto? Sì, lì, bravo. Ottimo. Quante partite faccio con un gettone? Ovviamente solo una. Cosa? Funziona così nelle sale giochi, no? Oh, è bellissimo, è troppo bello giocare con questi pulsanti. Sì, salto. Ho vinto, sì. Ve l'avevo detto, sono bravo. Dov'è il mio ticket, Dominique? Ecco a te il primo ticket con la prima partita, complimenti. Grazie. E si continua. No, ho perso. Un altro gettone. Ora sono Tarzan. Dove devo mettere quel gettone? Mettilo nella testa. Perfetto, una partita sbloccata. Allora, devo prendere una tazza. Prendo questa. Complimenti, che fortuna! Un altro ticket! Cosa? Ma non vale così! Quel gioco è molto più semplice! Che ci vuole a prendere una paperella? Spostati! Provo anch'io! Allora, prendo 10 paperelle e faccio 10 ticket! Con questo vincerò subito! Prendo questa paperella! Dammi il mio ticket! No, Eric, leggi sotto la papera! Che c'è? Hai perso? Cosa? Certo, che ti pareva? Non tutte le paperelle ti fanno vincere. Serve fortuna. Ma non vale, lui ha vinto subito. Fortunato. Riprovo. E prendo questa qui. No. Non ci credo. Ok, Eric, lo sappiamo, non sei molto fortunato. Prova qualcos'altro. Mi servono gettoni. Ottimo. Dopo Pac-Man, sono il migliore in questo. Anche questo. Sì, non ti fate fini! Sì! Hai visto! Sono lì! Hai capito! Ed ecco che si comincia! Sai, il dottor Timo ti ha provato e non ci è riuscito. Topolino! Vuoi Topolino? Sì, vediamo. Allora, ci vuole molta precisione, molta precisione. Vado! Ce la farà? Secondo voi ce la farà? No! Riprovo! Sempre Topolino! Eccolo qui. Ce la farà stavolta? Piano. Dai Topolino. Sì! 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 Ho vinto Topolino! E adesso dammi il ticket. Ci provo ancora. Ah no! Dottor Timothy, tu quanti ticket hai? Io tanti! Sono già finiti! Dominique! Mi servono gettoni! Vai a noi due!
Luigi! Luigi sarà mio! Mio! Oh! Oh, mi dispiace, niente ticket! Ho struccato! Ma che dici? Eric ha vinto, io pure! Iniziamo! No, prima il gettone! Ottimo! Iniziamo! Dottor Timothy, ecco a te la prima copia del Viaggio nella Galassia di Eric e Dominique. Sì, finalmente! È bellissimo! No! Lo volevo io! Bene, adesso me ne vado! Ma tornerò! Ciao, dottor Timothy, è stato un piacere! Torna a trovarci quando vuoi! La sala giochi è sempre aperta! Ma si è portato il libro! Sì, lo so. Significa che lo preordiniamo anche noi su Amazon! D'insieme, 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 d'insieme.